Buongiorno Alberto Cavicchiolo, Buongiorno. buongiorno, ricercatore, fondatore tra i fondatori di Art Valley, editore, scrittore, analista e ci incontriamo sulla questione, forse anche la questione di una vita, sulla questione dell'impresa, non nel senso convenzionale, ma nella sua intelligenza, nella sua struttura intellettuale, cioè la questione sull'impresa intellettuale. La prima domanda, è proprio com'è che è cominciata l'avventura per questo aspetto di specificazione linguistica, di precisione linguistica intorno anche proprio alla parola impresa. Prego. Grazie a Giancarlo Calciolari, che io stimo, che ritengo uno degli intellettuali in Italia più lucidi e più attenti a ciò che è, direi, cruciale e cifrale, un intellettuale leale che ha creato diverse iniziative, che è stato anche fondatore di creatore di prodotti e di progetti importanti, per esempio appunto Transfinito, con il quale mi onoro di avere già collaborato. Il punto che lei tocca è intanto parla di un aneddoto della storia in cui a un certo punto arriva la nascita. Io sono nato in un'industria, sono nato all'interno di una fabbrica, perché la fabbrica era quella gestita dai miei familiari, dalla mia famiglia, da mio zio che era omonimo, mio nome Alberto Cavicchiolo, era il proprietario di questa fabbrica e dei miei genitori. Vivevamo in una specie di corte. Da un estremo della corte c'erano i reparti di imbottigliamento di acqua, bibite, liquori. Dall'altra parte di questa corte c'era la cosiddetta foresteria e all'interno della foresteria la camera dove appunto ci fu questa nascita di Alberto Cavicchiolo. Io nacqui dentro. Poi un dettaglio curioso è che con un gruppo, con una famiglia di industriali, scoprimmo altri dettagli intorno a questa camera. Questa camera era comunque parte della storia anche di un altro gruppo industriale. Il termine è industria, il primo termine è industria, che come lei sa viene dal latino struo, è il termine a cui ricorre Freud quando parla di destruction trib. Perché questa industria allude anche nell'ossimoro alla distruzione, e in effetti grandi esempi imprenditoriali nascono quando dall'industria all'industria si è ricorsi perché c'era da ricostruire. Oggi, in questo contesto storico importante, differenza di un dopoguerra, qual era quello del secondo dopoguerra degli anni 45 in poi, a differenza del periodo dopo la cosiddetta crisi Lehman Brothers, si parla di rilancio, si parla di ripresa, si parla di reset, non si parla di ricostruzione. Ho imparato questo termine ricostruzione per non scinderlo dalla parola industria. Proprio perché nel periodo recente ho studiato cosa è avvenuto dopo il terremoto del Friuli, Sì. 1976, quando a un certo punto una delle più forti scosse che diciamo, i registri sismici fecero registrare, una zona equivalente circa a metà della superficie attuale del Friuli,
non la Venezia Giulia, ma proprio il Friuli, venne completamente distrutta la statistica dice appunto decine di migliaia di case, di fabbriche, quasi 1 migliaio di morti. Ma soprattutto il problema era che in quelle aree le industrie che erano già attive, in alcuni casi erano straordinariamente attive, perché è una delle zone più attive del pianeta, non solo dell'Italia o dell'Europa, quelle industrie erano danneggiate in un modo enorme. Venni a capire qualche cosa del terremoto del Friuli, che i friulani chiamano l'orcolat. L'orcolat in friulano indica l'orco, l'orco quello delle favole. E quei minuti in cui durò, oltre agli sciami sismici successivi, oltre ai problemi sismici che arrivarono dopo, indicarono con il termine orcolat questo evento. L'orco, l'arrivo dell'orco che a un certo punto ha un impatto su qualche cosa che non era mai stato naturale. I friulani cominciano a intendere allora la questione dell'industria a partire dall'orcolat. Che cosa avviene? Io intendo la questione dell'orcolat, dell'industria e della ricostruzione in Giappone. Quando circa nel 1910, all'indomani della tragedia di Fukushima, sono invitato a fare un dibattito, a trovare, diciamo, anche degli speaker per fare un dibattito dedicato appunto a che cosa fare dopo la ricostruzione. I giapponesi, in questo caso il governo giapponese, si era rivolto al governo italiano, all'ambasciata, per dire: voi che avete avuto a vostra volta qualche tremblement de terre, che cosa ci suggerite, no? E allora, con una forte, diciamo, tensione culturale, con l'ambasciata e con la Fondazione Italia-Giappone, andai prima in Friuli, raccolsi degli elementi e mi fecero parlare con Dario Barnaba. Dario Barnaba era a fianco a Giuseppe Zamberletti il commissario de facto della ricostruzione del Friuli. La ricostruzione durò una decina d'anni, per cui dal 76 fino all'86, anno importante a Milano, fino agli anni 90. E in questo decennio, eccetera, avvenne qualcosa di impensabile. Dario Barnaba fu invitato in Giappone e ci sono anche online degli articoli che raccontano questo aneddoto. Fu una mia iniziativa quella di portare Dario Barnaba a Tokyo e a questo punto i giapponesi capirono alcune cose. Venne detto loro: ma cosa dobbiamo fare adesso all'indomani di Fukushima? Qui abbiamo 15.000 morti, qui abbiamo un'intera regione che è come se fosse metà dell'Alta Italia che è stata praticamente massacrata. Cosa dobbiamo fare? Dario Barnaba dette un'indicazione, disse: cominciate a ricostruire le industrie, partite dalle industrie, dopo occupatevi delle case, dopo occupatevi dei ponti, dopo occupatevi delle infrastrutture, ma la prima cosa è l'industria. Questo aneddoto dice di una questione straordinaria che viene dall'esperienza che ho avuto dagli anni Ottanta in Giappone fino ad oggi, fino alla costruzione del progetto di Tokyo Second Renaissance con l'associazione di Cifrematica e con la casa editrice Spirali, dice appunto quanto i giapponesi, probabilmente prima di altri, avessero inteso come la questione della distruzione non sia scindibile dall'industria. Infatti,
quella giapponese viene considerata una delle industrie più importanti del pianeta, un modello addirittura. Ma perché i giapponesi, come i friulani, come in parte altri che sono in terreni completamente sismici, per esempio la California è un terreno sismico assoluto, e la California è uno dei più grandi, diciamo, giacimenti intellettuali e industriali che ci siano. Forse perché questo ossimoro distruzione industria, questa apparente, diciamo, contrapposizione, offre lo spunto per un racconto che non è appunto naturale. La mia non è una risposta, in effetti ho parlato più di industria che non di impresa. Per quanto riguarda l'impresa, direi che nel tempo l'impresa, a cui recentemente la lingua inglese mi ha dato un nuovo accezione, no? L'impresa in inglese può essere tradotta certamente come anche come enterprise, business, ma viene spesso definita così, venture, ventura. Ventura. L'avventura, o i cavalieri di Ventura erano i cavalieri di impresa, e un regista italiano ha ricordato questo in un film, Gli uomini che fecero l'impresa, ed è un film di grandissimo interesse. Oggi la questione dell'impresa va riformulata a partire dalle enormità di ideologie che hanno preteso di legiferare o di decretare qualche cosa sull'impresa. Io potrei risolvere con la frase che ho già indicato appunto al dottor Calciolari: l'impresa o è intellettuale o non esiste, o è intellettuale o non c'è. Possiamo anche dire o è intellettuale o è intellettuale, non c'è alternativa. Certo, è un vel. O accennare alla. C'è stato, avendo avuto la chance di seguire, no, in tutti questi anni il lavoro, l'elaborazione, a quella è stato uno strumento, diciamo, comunque. All'avventura della traduzione e di aver reso strumento intellettuale questo libro, no, non ogni libro è uno strumento intellettuale. A un certo punto lei traduce e pubblica Il Capitale Lettere di H. Goyen, se pronuncio bene. Può accennare a. Purtroppo è deceduto Che Guevara a 55 anni, qualche anno fa. È stato un lusso, aveva 5 figli. Era un intellettuale, un professore, stava facendo quasi un libro all'anno in quel momento. Poi non abbiamo capito cosa sia avvenuto. E a un certo punto, guardando negli annuari, ho visto che era scomparso. Ho fatto una serie di conversazioni con Che Guyen, appunto a Parigi. Il tutto avvenne nel no, torno agli anni, credo nella fiera di Francoforte del 91, quando vagando sui vari padiglioni, cercando appunto con la lanterna di Diogene moderno, non l'uomo ma il libro, no? La ricerca del libro, trovo nello padiglione francese, nel padiglione quello diciamo aperto a tutti, non quello di Fayard piuttosto che di Seuil, eccetera, ma nel padiglione solo quello aperto, trovo questo libro curioso, appunto intitolato Il Capitale Lettere. Curioso perché in effetti c'è una sorta quasi di clash, di conflitto culturale tra il capitale e le lettere. E lo noto, questo libro aveva degli aspetti un po' tecnici, era scritto secondo un tecnicismo dell'epoca, però in effetti era interessante, curioso. Allora,
feci delle lettere all'editore, poi cominciò una conversazione con Chegoyen, e lo spunto era di raccontare in Italia una questione che era, come dire, in sospeso, sicuramente mai affrontata prima, mai proprio, nonostante sembrava fosse affrontata, che era quella della cosiddetta distinzione tra le due culture. Quella umanistica e quella industriale o economica. Già questa diciamo, dicotomia tra una cultura, un settore economico, un settore culturale, umanistico, come se fossero separati, generava differenti tipi di percorsi di studio e di università. A un certo momento ci accorgevamo che chi aveva una formazione umanistica in un'impresa veniva considerato la parte soft dell'impresa stessa. Molte volte in quelle funzioni c'erano delle donne, molte volte in quelle funzioni soft che appartenevano alla parte intellettuale dell'impresa, cioè formazione, ricerca, pubblicità, marketing, veniva attribuito a quell'area qualcosa di semanticamente variabile dal termine soft, cioè non soft come disponibilità, soft come qualcosa che è plastico, malleabile, ma soft come debole. E questa debolezza non mi andava di accettarlo, non solo perché l'intera mia esperienza a 30 anni, che era cominciata quando avevo 17, che traducevo Lacan a 17 anni, non avevo la percezione di nessuna debolezza. Ma poi in effetti vedevo che questa ideologia, soprattutto in Italia, aveva delle ripercussioni, per cui in effetti la laurea cosiddetta umanistica era una laurea rigettata dalle aziende, oppure solo a certe condizioni, solo con dei particolari letti di procuste veniva ammessa. Però poi si trattava comunque di un marginalismo. Il libro di Chegoyen pone delle questioni interessanti, ma la casa editrice Spirali e il suo fondatore Verdiglione mi avevano fatto delle obiezioni. Mi dice: ma è il caso di pubblicare questo libro? Perché non è un libro di cifrematica. E io dissi: e invece sì, lo pubblichiamo perché non è un libro di cifrematica, e perché non lo poteva essere. Ma era comunque un'opportunità per intendere questa, direi, questione, e anche forse una questione aperta, c'è anche la questione del due, di come appunto nel mondo del lavoro non ci sono delle priorità dedicate ai tecnici e ai cosiddetti specialisti ingegneri, che se accettano questa funzione si trovano relegati poi però in una nicchia, si trovano relegati in una, direi, in un cantone, vengono accantonati, perché anche lo specialista, l'ingegnere, il tecnico poi viene accantonato, così come viene accantonato l'umanista. E allora si tratta di una pratica di accantonamenti, non si tratta di un'integrazione. Una domanda, in Francia proprio quando ho vissuto lì per più di una decina d'anni, avevo scritto come chiamarlo, a uno dei manager più importanti, mi pare, di Air France. E io accennai a un'altra intellettualità in ciascuna impresa, perché l'impresa è di ciascuno, non è solo di chi più o meno socialmente viene definito imprenditore. Questo porterebbe lontano e sono anche questioni che sto ponendo. Tuttavia, io ho
gli feci non un'obiezione, un'annotazione intorno alla, diciamo, all'inanità dell'antropologia dell'impresa, della sociologia dell'impresa e anche della psicologia dell'impresa. E lui mi rispose: ma se lei mi toglie le scienze umane, che cosa mi resta? Come se non gli restasse niente. Quindi questa questione è importante e noi non possiamo nemmeno dire rispetto a questa elaborazione che ha più di 50 anni in Bertiglione, ciframatica dell'impresa, che potrebbe essere preso come ecco un'altra disciplina dell'impresa. Allora, rispetto a questo, mi emerge quell'elemento dal quale sto formulando questa domanda, cioè al modo in cui in questi ultimi anni lei sta elaborando la questione dell'algoritmo. Sarebbe facile dire sì o no, metterlo in una logica di alternativa, algoritmo sì, algoritmo e algoritmo no. Questo emerge rispetto a come questa questione dell'algoritmo emerga ma che ne so, dall'industria presunta 4.0, eccetera. Può accennare intorno a questa questione in cui questo algoritmo non è già scritto ed è, come dire, è quasi la cifra dell'evento invece, di quel che occorre fare quando si sta facendo. Certo. Beh, intanto tra i 10.000 libri qui alle mie spalle scelgo questo. La politica dell'algoritmo, La aspetta. politica ed è un numero speciale della rivista Aspenia, quella dell'Aspen Institute, che tendenzialmente analizza la funzione dell'algoritmo nella gestione sociale. L'algoritmo, è stato per me un'opportunità di elaborazione nelle esperienze di impresa in Medio Oriente. Dopo il Giappone negli anni 80 e 90, ovviamente l'Europa, principalmente la Francia, durante tutti gli anni 90, si riconvalle alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000. La questione, direi, dell'impresa, potrei dire che si articola con alcune scadenze, arriva alla questione, Arabia, questione araba, in coincidenza con la cosiddetta crisi di Lehman Brothers. Nella crisi di Lehman Brothers, i nostri clienti, che erano clienti di consulenza di impresa, non investono più nel soft, in ciò che è il soft, la parte soft, no? Per cui quelli che sono i servizi all'impresa vengono sospesi quasi dappertutto. Vengono aboliti i budget pubblicitari, vengono fermati i programmi di formazione e a questo punto il nostro team deve prendere una decisione e una decisione è stata quella di dedicarci per un certo periodo su alcune aree al mondo arabo, che veniva ritenuto bacino di flussi intellettuali, finanziari che potevano avere interesse. Io affrontai il mondo arabo soprattutto con la metallurgia. Però in effetti, come avviene ciascuna volta nel paese di cui mi occupo, così come è stato con il Giappone, dove curai un numero della rivista Spirali e in parte anche Spiral, dove incontrai decine di esponenti della cultura giapponese e anche chiaramente dell'industria. Quando fu così, per un periodo importante, fece un attraversamento della cosiddetta cultura araba. E qui abbiamo una questione: esiste una cultura araba? Perché questa non è da poco. Ma tra gli aspetti che ho ritenuto importanti è stato la
cosiddetta nascita del dibattito tra Baghdad e Teheran della matematica o dell'avviamento della cosiddetta ricerca sui numeri, sull'aritmetica parziale e in parte sulle logiche. Sappiamo che agli arabi viene attribuita l'invenzione dello zero, pertanto ci sono libri, ma non tantissimi, che raccontano questa cosa. Però la maggior parte di questi libri attribuisce poi la nascita dello zero non al contesto arabo, ma a quello indiano. E Baghdad risulta essere in effetti uno degli epicentri dove questa elaborazione, con i suoi centri di ricerca, con le sue piazze, con i suoi centri di dibattito, dove i soffà erano, come dire, distribuiti a cerchio in un edificio, e avvenivano queste discussioni. Questi hanno nomi e termini precisi. Tra le varie aspetti nasce appunto la leggenda. Bisognerebbe verificare quanto poi questa leggenda poi avesse riscontri, di Al-Kharizmi. Al-Kharizmi, che era appunto un ricercatore arabo, corrispondente appunto a quella che è attualmente il Medio Oriente, e Al-Kharizmi dà il nome al termine appunto algoritmo. Al-Kharizmi, algoritmo. Il termine algoritmo è chiaro che se lo lasciamo nell'accezione comune, come diceva lei a suo tempo, che intervenne a questo proposito, cioè, ma cos'è l'algoritmo? È una riformulazione della serialità come principio, è un nome del nome. L'algoritmo diventa una sorta di regolazione automatica, diventa la Ingranaggio. facilità resa logica. Mi permetto di aprire una parentesi sulla questione dell'algoritmo. Come vede, l'intervista per lei può essere una scommessa ampia, perché io prendo abbastanza, come dire, tendo a prendere l'occasione per raccontare, e poi il racconto prosegue. Alla fine degli anni 90, mentre la New Economy, come dire, trionfava in quel momento, noi seguimmo quasi 10 società dedicate alla cosiddetta New Economy, e a questa nuova economia coincideva sicuramente parzialmente all'esistenza di ipertesto, dell'ipertesto che poi veniva diffuso, dell'ipertesto che veniva reso, diciamo, operativo. Dapprima con gli esperimenti del governo americano nel famoso progetto ARPA, ma molti non si ricordano che 10 anni prima c'erano invece le ricerche di padre Busa, padre Roberto Busa, con IBM. Bene, raccontate nel libro che vi voglio mostrare, che abbiamo editato noi al computer agli angeli, ma poi sono state ben raccontate anche dai due libri che ha fatto la casa editrice Spirali, tra cui sottolineo Quodlibet. Ora, la questione degli algoritmi alla fine degli anni 90 praticamente non esisteva. Però molti si resero conto che c'era l'urgenza di intendere come orientarsi in questo nuovo pianeta che era internet, che era la cosiddetta rete. Se ne accorse molto uno ricercatore straordinario, che era Tim Berners-Lee, che da Ginevra capì, formulò direi la questione, che dette poi la condizione che rese importante, rese anche fattibile la conversione e la nascita del cosiddetto web, o
all'inizio si diceva World Wide Web, cioè il web, la rete diffusa a livello mondiale, World Wide Web, il famoso WWW che nasce dai nostri indirizzi. Questa linguistica, diciamo, rudimentale, in effetti era una linguistica. Allora intervengo a Parigi in alcuni dibattiti. In questi dibattiti, esattamente nel 95, vengo incontrato dal direttore di una rivista che in quel momento era una delle riviste, diciamo, importanti per gli internauti, che si chiamava Cybersphere, Cibersfera, Sfera Cibers, eccetera, Fievé, che mi intervista più o meno come sta avvenendo adesso e che a un certo punto mi chiede: ma lei che cosa intende con internet? Io dico: guarda che internet non è una nozione che proviene dalla computer science, ma viene dalla linguistica.